Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina Nostra, bentrovati a tutti voi per questa tredicesima catechesi, la penultima. Domani sera, Dio piacendo, concluderemo con questo ciclo di catechesi sui Vangeli dell'infanzia di Gesù, un percorso avvincente che prima di tutto ha dato molti insegnamenti e molti suggerimenti a me che ve ne ho parlato. Questa sera la sezione nostra che abbiamo dinanzi, la penultima, e mette insieme due momenti dell'infanzia di Gesù. La circoncisione di Gesù, che è un solo versetto, Luca capitolo 2 versetto 21, e poi la presentazione al Tempio, il quarto mistero dei misteri della gioia del Rosario, la presentazione di Gesù al Tempio, i versetti 22 e 40, sempre del capitolo 2. Dunque questa penultima catechesi mette insieme due momenti dei Vangeli dell'infanzia, come stiamo dicendo. Il primo, la circoncisione, il secondo, la presentazione al Tempio. Poi domani sera concluderemo il nostro itinerario di fede, il nostro pellegrinaggio attraverso i Vangeli dell'infanzia con lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. La presentazione al Tempio è uno di quei racconti dell'infanzia di nostro Signore Gesù Cristo che più ha fatto presa inevitabilmente nel cuore dei fedeli. Occupa ben 18 versetti nella redazione lucana e tra l'altro questo episodio della presentazione al Tempio ha ispirato una delle feste liturgiche più antiche e più suggestive, quella del 2 febbraio, 40 appunto giorni dopo il Natale del Signore. In Oriente questa festa è chiamata Ipapante, che significa festa dell'incontro, ed è molto bello, festa dell'incontro. Noi la chiamiamo semplicemente nel mondo latino festa della presentazione di Gesù al Tempio e conserva comunque anche in Occidente un grande valore, ma in Oriente la chiamano i fratelli ortodossi Ipapante. Significa festa dell'incontro. Incontro di chi? Oppure incontro di che cosa? Questo ci fa già lentamente entrare nel tema. Incontro tra il vecchio Simeone e il piccolo Gesù. E perciò incontro, dicono gli orientali, Ipapante, festa dell'incontro tra l'Antico Testamento, la legge e i profeti, e il piccolo bambino che è il compimento delle profezie dell'Antico Testamento. C'è un'icona molto cara agli orientali, appunto chiamata icona dell'Ipapante, che secondo me è tra le più belle. Eccola qui, volevo mostrarvela. Vedete che c'è Simeone e la Madonna con dietro San Giuseppe, poi ci sono Anna di Fanuele e anche il vecchio Simone. La mostro anche qui, eccola qui su TV Domina anche. Però il nostro mondo occidentale non è stato da meno, per cui stasera io vorrei presentarvi particolarmente questo affresco realizzato da quel genio artistico che è stato il Beato Angelico a San Marco a Firenze, nel convento di San Marco dei Domenicani. Vi si vede la Santa Vergine, vedete? Eccola qui, la Santa Vergine, che ha le braccia come, dicono gli studiosi, fosse un trono regale. Abbiamo visto nelle catechesi precedenti il tema di Maria, vi ricordate, spero di sì, di Maria Gebirà, cioè la regina madre. Adesso vedete molto bene che anche il Beato Angelico, come già nel mondo orientale gli ortodossi, la Madonna in atteggiamento assolutamente solenne ha le braccia in forma di trono. Eccolo qui, questa è l'icona orientale e questo è l'affresco del Beato Angelico. Poi ancora vi si nota, perché tante volte l'iconografia aiuta moltissimo a capire i misteri che celebriamo, che meditiamo, vi si nota il vecchio Simeone. Eccolo qui, siamo sempre nell'affresco del Beato Angelico, il vecchio Simeone che guarda intensamente Gesù bambino. È un messaggio teologico, è decisivo per tutti noi, bisogna guardare a Gesù Cristo, è Lui il Salvatore, capite? È nello sguardo di Simeone è concentrato lo sguardo di tutto l'Antico Testamento, c'è lo sguardo di Mosè, c'è lo sguardo di Isaia, c'è lo sguardo di Geremia, c'è lo sguardo di Abramo, c'è lo sguardo di Noè, c'è lo sguardo di Adamo. È meravigliosa questa cosa qui, perché se voi notate la scena non è dominata dal bambino dal punto di vista geometrico, eppure il vecchio Simeone, che rappresenta tutto l'antico patto, come direbbe von Balthasar, guarda il bambino.
Perché questo bambino è il compimento delle scritture, questo bambino è il Salvatore, è l'Emmanuele, è il Dio con noi. Al di là di lui non dobbiamo attendere altro, al di là di Cristo non c'è un'altra salvezza da attendere. Io spero che cogliate la bellezza anche per la nostra vita di questo sguardo rivolto a Cristo. Lo sguardo rivolto a Cristo come Simeone, guardate che sguardo appassionato a Simeone. Eccolo, mostro anche qui, che fatica però così, su TV Domina, eccolo, guardate lo sguardo di Simeone il Vecchio, che guarda intensamente Gesù bambino, che ha appena 40 giorni, e che però questo bambino non è un bambino qualunque, ha i tratti solenni, ecco. Io poi ho cercato di osservare molto più attentamente, a me piace molto l'arte, di osservare molto attentamente ancora di più questo affresco del Beato Angelico. Sono andato a vederlo più volte di presenza, tra l'altro a Firenze, al convento di San Marco. Vorrei che notaste altri due o tre particolari. Ve ne cito due, se no qui facciamo solo una catechesi sull'affresco del Beato Angelico, però ci permette di entrare, penso, nel, come dicono i tedeschi, nel Sitzleben, nel contesto vitale del brano che stiamo meditando. Due particolari vorrei farvi notare. C'è un accenno appena visibile con cui il vecchio Simeone si inchina, ha il capo leggermente chinato verso il bambino. E il riconoscimento da parte di Simeone, a nome, a voce di tutti i patriarchi, i profeti e i giusti dell'Antico Testamento, che quel bambino è il figlio di Dio. Lo trovo anche questo molto bello. Quindi lo sguardo, ma anche il capo chino. E questo è l'atteggiamento, se volete, della Chiesa, che guarda in questo bambino il Salvatore del mondo. La Chiesa cattolica, parlo del piccolo resto, non parlo della falsa Chiesa, che infatti è neo-ariana, perciò non può avere nessuna spinta missionaria, tant'è che Bergoglio dice che la missionarietà, la missione è il rischio di proselitismo. Noi non sappiamo più cosa farcene di quella roba lì, è artefatta. Ma il piccolo resto cattolico legato a Benedetto XVI deve avere questa caratterizzazione missionaria, questo anelito, come è stato nei secoli scorsi, di dire a tutti, a questo villaggio globale, a questa società liquida, che Gesù Cristo è il Salvatore. Però per dirlo dobbiamo essere come Simeone. La Chiesa, il piccolo resto che ci vedremo a Verona, è questo Simeone che punta gli occhi su Gesù Cristo e riconosce lui il Salvatore, una confessione di fede. E infatti c'è il capo chinato. Ma vorrei che notaste anche un altro particolare che mi stava sfuggendo e che invece vi delizierà. Ecco, notate che mentre degli altri personaggi, state bene attenti, i piedi o non ci sono o appena appena si intravedono, guardate come invece il Beato Angelico metta particolarmente in risalto i piedini di Gesù bambino. Il particolare delle scarpette rosse di Gesù è rilevante. Quelli del bambino sono piedi in evidenza e indicano un messaggio teologico, il cammino di questo bambino, che però è Dio, che dal cielo si è messo in viaggio, in modo, direbbe von Balthasar, imprepensabile, per compiere un cammino verso di noi. Tra l'altro, proprio colui che è il protagonista, non solo nell'affresco del Beato Angelico, ma anche nella icona dell'Ipapante orientale, proprio colui che è il protagonista, e questo ci commuove, è anche però scenograficamente il più piccolo. Questo è l'agire di Dio che sconvolge, l'umiltà di Dio. Colui che veramente è protagonista, però è anche quello che occupa la scena minore, nel senso che Dio in questo senso non è appunto ingombrante. Poi volevo anche dirvi, c'è un incontrarsi, la festa della presentazione, un incontro fisico. Ora lascia, Signore, il Simeone prende tra le braccia questo bambino, fra un po' vedremo, vive l'esperienza del Sinai. Lui sta vivendo quell'esperienza del Sinai, come Mosè. Però qui c'è un contatto, non è più il roveto ardente. Non è più Isaia che si trova dinanzi agli stipiti del Tempio di Dio circondati d'incenso. È un bambino. E allora c'è un contatto.
Vedete? E questo contatto indica l'adempimento dell'incontro tra l'Antico e il Nuovo Testamento. E si vede da una parte in contrapposizione la vecchiezza, quelli di TV Domina si staranno lamentando, la vecchiezza di Simeone e dall'altra la freschezza del bambino che porta compimento alle scritture. I padri dicevano quod vetus, allo posato che sennò il braccio andava in paralisi, quod vetus latet novum patet, cioè ciò che l'Antico Testamento nascondeva in immagini, in enigmi, in profezie, il Nuovo Testamento lo ha rivelato. Nella tradizione ortodossa, tra l'altro, Simeone è chiamato Theodokos. Attenzione a non confondere con Teotokos. Teotokos è la Madonna genitrice di Dio, Teodokos è Simeone che significa accoglitore di Dio in greco. Bellissimo. Fra un po' vi parlerò, bah, un po' spero, di Simeone, ma accoglitore di Dio. In fondo c'è un Simeone in ognuno di noi. Siamo chiamati ad accogliere Dio. Detto questa, dopo questa introduzione, andiamo a leggere il brano come nel nostro stile. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme, qui irrompe la figura di questo vegliardo straordinario. Guardate che tra i personaggi del Vangelo non protagonisti, Simeone ha un ruolo di prim'ordine. Teodokos, non ve lo dimenticate, Teodokos, accoglitore di Dio. C'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non sarebbe morto senza prima aver veduto il Cristo Messia. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano su di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori, anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Questo è il brano. Abbiamo fatto l'introduzione, diciamo, artistica, però non solo artistica, come avete visto, abbiamo quasi, direi, sintetizzato tutto in poche battute e abbiamo letto il brano. Adesso scandagliamo il testo e il brano che abbiamo innanzi a noi. Cominciamo anzitutto con il primo versetto, un solo versetto che riguarda il mistero della circoncisione di Gesù. L'abbiamo già visto con il Battista, se vi ricordate. Dice Luca: quando furono trascorsi 8 giorni dopo i quali si doveva circoncidere il fanciullo. E il rito ebraico, lo abbiamo visto, previsto in Genesi 17:12, il taglio del prepuzio dell'organo genitale maschile come segno di appartenenza carnale al popolo eletto, il popolo dell'alleanza di Dio con Abramo.
La tradizione spirituale mistica cristiana ha potuto vedere in questo primo versamento, in questa prima effusione di sangue, la prima di Gesù Cristo, con quel forte spirito devoto del passato, una anticipazione del Calvario, dove poi, come sappiamo, durante la passione Gesù verserà tutto il suo sangue. Si pensi alle orazioni di Santa Brigida, che a me sono molto care, parlo quelle dei 12 anni, perché io ho appena terminato quella di un anno, sto facendo quelle dei 12 anni, sono al primo anno, perciò i nemici dovranno attendere, perché altri 11 anni almeno. E la prima orazione riguarda, delle sette, riguarda proprio la circoncisione di Gesù. E Santa Brigida parla di prima effusione del sangue, non versamento. Versamento è quando lo fai accidentalmente che non vuoi, ma effusione, lo sappiamo, il Signore voluit, dice Tommaso d'Aquino, voluit. Non sono episodi, avvenimenti che accadono così perché è un uomo straordinario che però passa da quello da cui tutti devono passare. Voluit! Capite? Non dimenticate questo di fronte all'affronto neo-ariano della falsa chiesa. Voluit! Il verbo di Dio, la seconda persona divina, ha voluto, perciò non è un semplice versare, ma è una effusione di sangue. Poi pensate molto anche alla devozione alla corona, al rosario del preziosissimo sangue di quell'altro grande apostolo del preziosissimo sangue che è stato San Gaspare del Bufalo. Il sangue di Gesù, c'è tutto. Noi siamo stati redenti col sangue di Cristo e 8 giorni dopo la sua nascita c'è questa prima, santa, divina effusione di sangue, capite? Divina perché voluit, divina perché il soggetto chi è la seconda persona divina, divina perché quel sangue è sangue preziosissimo, sangue così dobbiamo chiamarlo, sangue preziosissimo, prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, la festa del primo luglio nel Vetus Ordo ha mantenuto il grado di prima classe, cioè è solennità. Ma è giusto che sia così. Con la riforma Paolo VI ha inserito la festa del preziosissimo sangue nel Corpus Domini, ma se è Corpus Domini non è più il sangue, infatti si è perduta, scelta infelice. La devozione al sangue di Gesù salvaguarda la fede dalla deriva neoariana. Non so se è riuscita a collegare i motivi, spero di sì. E anche nella messa il sangue di Gesù ha un ruolo decisivo, non voglio perdere troppo su questo. Il messale romano, quello che si utilizza per la messa tradizionale, ha un ruolo decisivo il tema del sangue. Per la consacrazione dell'ostia, prevede la sola formula «Hoc est corpus meum». Paolo VI ha voluto aggiungervi «Quod pro vobis tradetur», che è stato versato, è stato offerto per voi il corpo. Ma nel Vetus Ordo invece non c'è quod pro vobis tradetur, c'è soltanto hoc est enim corpus meum, basta. Invece il tema dell'offrirsi, del sacrificio, dell'immolazione, della effusione avviene con l'offerta del calice. Infatti il ministro, il sacerdote dice qui pro vobis et promultis effundetur in remissione peccatorum. Nel Vetus Ordo è rimasta quella bellissima formula che anche io quando ogni giorno la celebro rimango colpito, mysterium fidei, capite? È inserito nelle stesse parole di Gesù durante la consacrazione, mysterium fidei. Ora, insegna San Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, pars tertia, questio 78, articolo 3 e poi 7, il sangue consacrato separatamente dal corpo durante la messa rappresenta più chiaramente la passione di Cristo. Ed è per questo che si rammenta la passione di Cristo e il suo frutto nella consacrazione del sangue piuttosto che in quella del pane che diventa il suo corpo. Il sacrificio, che è la natura stessa della messa, si compie solo pienamente, non dimenticatelo mai, quando avviene la transustanziazione del vino, quando cioè il vino diventa sangue della vittima divina offerta sull'altare per la nostra redenzione.
Ecco, ora Gesù sta versando il primo sangue, e è il momento in cui anche gli viene imposto il nome. Dice Luca, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. In Matteo 1,21 è Giuseppe cui viene dato dall'angelo di imporre il nome, mentre in Luca 1,31 l'angelo Gabriele lo dice a Maria. Come la mettiamo qui? Chi dunque ha dato il nome ha detto il nome al sacerdote? Beh, possiamo pensare entrambi, ecco, questa volta li mettiamo in posizione paritetica, Giuseppe e Maria. Abbiamo già visto in altri momenti di questo avvincente percorso, che spero non vi stia stancando. Sapete che poi io sono anche un po' tentato quando vado via e termino le catechesi un'ora e un quarto e dico, ma chissà, si saranno molto stancati veramente, guardate, il demonio mi attacca molto su questo, però comunque spero di no. Ad ogni modo, abbiamo visto in una delle catechesi precedenti che il nome Gesù viene dall'ebraico Yehoshua, che significa Dio ti salva, è un nome teoforo e salvifico, Dio ti salva. Ecco, mi è venuto in mente che a Roma, nell'abside della chiesa del Gesù, dove è sepolto Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, devotissimo del nome di Gesù, è rappresentato nell'abside proprio il momento in cui viene imposto il nome a Gesù, perché il sacerdote è lì e chiede, come anche nel battesimo si fa, che nome date a questo bambino. Nessuno sa lì, tranne quando adesso, dopo un po' di giorni, non irrompe sulla scena Simeone, che quel bambino è il Messia. Allora il sacerdote d'ufficio domanda, come volete che si chiami? E Giuseppe e Maria insieme rispondono, Yehoshua. È già un annuncio di salvezza. E i racconti dell'infanzia sono, avete presente che, non so, vi faccio questo esempio qui. Io quando ero piccolino mi piaceva di nascosto a mia mamma andare nella stanza da letto di mia mamma, perché lei aveva uno scrigno dove metteva le sue bijou, la bigiotteria, niente di eccezionale, roba molto semplice, grazie a Dio, però la metteva in un cofanetto che a me mi attraeva. Era tutto di onice, capito? E aveva attorno tutte delle... era tutto intarsiato. Mi piacerebbe rivederlo, quelle, so che fine abbia fatto. Era proprio un cofanetto intarsiato. Ecco, i Vangeli dell'infanzia sono questo cofanetto intarsiato dove ogni aspetto che stiamo esaminando, con un po' di fatica, forse, mi dispiace se è così, ha un valore incommensurabile. Yehoshua. Ora, Caterina Emmerich ci dice una cosa che spero vi colpirà molto, a me mi ha colpito molto, e cioè dice lei, il momento in cui viene rivelato il nome è un momento importante nel momento della circoncisione. Dice Caterina Emmerich, un angelo aveva detto a Giuseppe che il bambino doveva chiamarsi Gesù, quindi si riferisce a Matteo 1,21, ma il capo dei sacerdoti, nel momento in cui Giuseppe dice si chiama Gesù, non accetta questo nome. E che cosa volete? Da subito, come vedete, c'è, ma l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti, come leitmotiv continuo, questo tentativo, ma non è finita, ai nostri giorni ancora è così. Io non interverrò più sulla questione dell'una cum, una cum, senza cum, eccetera. Ho visto che oggi altri sacerdoti, si vede che non hanno perdonato il fatto che Aldo Maria Valli si sia interessato di me, io non interverrò più su quello. Una cosa però la posso dire, non è terminato il tempo in cui Dio agisce, e gli uomini, come nell'Antico Testamento, come ai tempi di Gesù, come sempre avverrà fino alla fine del mondo, si oppongono all'agire di Dio, perché non lo accettano, perché Dio deve agire, e questa è la hubris della mente umana, secondo i propri schemi. Allora il sacerdote non approva questo nome e perciò si mette in preghiera, perché deve decidere lui, ma pensate un po', sto povero sacerdote, che cosa interessa? E dice Caterina Emmerich, naturalmente io vorrei dire questo, questi racconti mistici, non il tempo del problema, sono già le 10, e questi racconti mistici dovete prenderli con le pinze, come giusto, cioè la Chiesa sempre raccomanda di affidarci ai Vangeli, però se Giovanni Paolo II per esempio ha beatificato Caterina Emmerich, vuol dire che c'è un fondamento di autenticità le cose che dice. A me ha colpito molto quello che dice, perché è rappresentato proprio nell'abside della Chiesa del Gesù a Roma da Sant'Ignazio di Loyola, e cioè che il sacerdote si mette in preghiera, perché il nome è Gesù, non glielo vuole dare questo nome. E allora dice Caterina Emmerich che al sacerdote, nel momento in cui stava circoncidendo il prepuzio di Gesù, gli appare un angelo. Questo è verosimile, secondo me. Per mostrargli il nome di Gesù scritto sopra un cartello
in una iscrizione lignea. Quella iscrizione lignea, dice Caterina Emmerich, si sarebbe inchiodata un giorno sulla croce del Calvario. Il sacerdote, dopo aver visto l'angelo, commosso e ammirato, certo, ha visto l'angelo, è chiaro, com'è, è troppo facile, commosso e ammirato, aveva trascritto il nome in ebraico, Yehoshua, che riprende il termine ebraico Yahweh, richiama il termine di Yahweh, Dio salva, e aveva trascritto quel nome nella tavoletta di legno che lui aveva lì vicino a disposizione. Però poi Caterina Emmerich, proprio per ritornare un po' ai temi un po' più, dice il divino pargoletto, questo fagottino, bellissimo, Gesù bambino doveva essere, figlio di cari, cosa volete? Cosa volete? E Gesù bambino, capisci? Cioè, tu dici Gesù, poi dici Gesù bambino, già di fronte a qualunque bambino ti si squaglia il cuore, ma tu immagina Gesù bambino, ma non era innocuo, capito? Io dicevo oggi a un'anima, nei racconti dell'infanzia emerge anche questo, Giuseppe, no? Poi Simeone, come ora vediamo, Simeone, guardate qui che contatto profondo, è tutto lì che abbraccia Gesù, la Madonna, Giovanni Battista. Alla fin fine la storia dell'angelo è una storia d'amore con Gesù. Guardate, tenetelo presente, è una questione di relazione d'amore con Gesù. Gesù che ti cattura il cuore, Gesù bambino. E allora il divino pargoletto aveva pianto assai dopo la circoncisione e la sua buona mamma lo aveva calmato con baci e carezze. Forse è meglio fermarsi, se no qui si sviene. Ecco, adesso finalmente andiamo, dopo mezz'ora però, e andiamo alla presentazione al Tempio. Ecco, lo abbiamo già anticipato poc'anzi, è una scena vibrante. Sono passati 40 giorni dalla nascita e Gesù, vorrei che coglieste questo, entra nel Tempio di Dio, è la prima volta, il Tempio di Gerusalemme. Non c'era sulla terra, fino alla venuta di Cristo, un luogo più santo e più sacro di Gerusalemme. E a Gerusalemme, la città santa, un luogo più divino del Tempio. E dentro il Tempio, un luogo più assolutamente inaccessibile del Santa Santorum. Immaginate, entriamo insieme, va bene? Entriamo insieme nel Tempio. Guardate cosa c'è. Sono tutti questi gradini di marmo. Al centro del cortile del tempio c'è questo enorme altare di marmo dove i sacerdoti, i leviti a turno mettono l'incenso e tutto attorno un pullulare di fedeli che portano gli agnelli per il sacrificio, chi porta le tortore e poi i sacerdoti che cantano a Yahweh le lodi di Dio, che luogo sacro, l'incenso, i canti, la lode, il tempio. Dove abita l'inaccessibile Dio, quel Dio tremendo che aveva detto nessuno potrà toccare l'arca dell'alleanza se non morirà. E dove il sommo sacerdote aveva paura di entrare nel Santa Santorum perché lì c'era l'arca Dio ribalta tutto. Dalla grandezza, dalla sontuosità del tempio, dalla inaccessibilità di Dio, dice von Balthasar, l'imprepensabile. Dio entra questa volta come bambino. Ma non vi commuove questo, figlioli cari? L'agire di Dio entra come bambino. Ancora c'è il Santa Santorum o no? La stanza sì. La stanza più recessa, sì, c'è cioè la presenza di Dio, sì, ma è il bambino che entra. Ecco perché il vecchio Simeone ha il capochino, perché è Dio che entra. Che mistero. E ora rompono sulla scena questi due personaggi vecchi, anziani, Simeone e Anna, cui va incontro un bimbo. Attenti. Non so se notate il capovolgimento su tutto, dalla grandezza del Dio del Sinai, inaccessibile, alla piccolezza di un Dio che si fa bambino. Dalla ricerca da parte degli ebrei che vengono da tutta la Terra Santa per incontrare Dio nel Tempio, a un Dio che si mette in cammino per incontrare gli uomini. Dalle lodi immense,
che ricordano il suono di tromba dell'Esodo, quando Dio attraverso il suono di tromba, attraverso il terremoto, attraverso il vento impetuoso si manifestava al vagito di un bambino. Dio, sei davvero sorprendente. Non so se siete d'accordo, avete capito? La presentazione del Tempio uguale il Dio che ci sorprende. Non perdiamo di vista la bellezza di questo penultimo segmento narrativo e teniamolo sempre presente. Dio che ci sorprende, vorrei ripeterlo, dalla inaccessibilità ieratica del Dio del Sinai al bimbo che viene accolto tra le braccia e dal suono di tromba e il vento impetuoso, il terremoto, a un bambino che piange. E compare sulla scena questa figura qui, Simeone, figura ieratica e commovente. Chi era Simeone? Come ha fatto a riconoscerlo? Teodokos, vi ricordate? L'accoglitore di Dio. Il tempio è sempre affollato. Poco fa ci siamo entrati un attimino insieme in questo cammino tridimensionale, diciamo così. E anche, guardate, la predicazione può essere tridimensionale, Anche quella può essere tridimensionale. Ecco. Ci sono quelli che dicono Don Minutella non agisce secondo Dio perché non fa miracoli. Ma scusa, uno che predica un'ora alle 21:30 e non è un miracolo. Ecco, il tempio era sempre affollato, sempre, tutto l'anno, soprattutto a Pasqua naturalmente. E ci sono suoni, rumori di tutti i tipi, come potete immaginare. Insomma, c'è il canto liturgico dei santi, c'è il belare degli agnelli, non uno o due, ma migliaia. Poi quando vengono sgozzati, immaginate voi come belano quelli lì, come Gesù che, scusate questo richiamo, ma ci vuole, urla sulla croce, vi ricordate? E mise un alto grido, spirò, che è il grido dell'agnello che viene sgozzato. Sgozzate un agnello, l'agnello grida, bela, e Gesù Cristo è l'agnello di Dio che sulla croce urla perché sta morendo per tutti noi. C'è l'urlo dei venditori, accattatevi, no? Accattatevi, vogumbra, no? Gli immigrati erano già lì, vogumbra, c'erano i vogumbra, no? Ma adesso a voi sembra, non so, sembra una battuta, però i vogumbra c'erano anche ai tempi di nostro Signore, davvero vi dico. Allora guardate che io non parlo a sproposito, non mi piace scherzarci un po' sopra, però guardate che ho letto cose sorprendenti, c'erano liti continue attorno al Tempio, quando poi Gesù li scaccia tutti, e per questo motivo qui, perché venivano i greci che preparavano un incenso di un certo tipo a basso costo e tutti andavano a comprare quello. Poi arrivavano i persiani dalla Mesopotamia che portavano quello buono, costava un po' di più, se andava a comprarlo. Perché non si comprava quello che scoprivano, che c'erano i greci, che allora persiani e greci si azzuffavano tra di loro. Al cospetto di Dio, capito? Al cospetto di Dio. Quindi c'è un'atmosfera, possiamo tutto sommato anche dire un po' caotica, un gran vociare di intere famiglie, c'è il suono continuo della folla e c'è questo Simeone anziano seduto, un po' ricurvo, canuto, che è come straniato. È lì che tutti lo conoscono ogni giorno. All'alba si reca al tempio e attende per ore. Tutti pensano che sia un matto. Chissà perché. Tutti pensano che sia un matto. Sta lì e aspetta. Figli cari, sapere attendere nella fede il compimento delle promesse di Dio. Lo dico anche al piccolo Resto. Se avremo fede, vedremo la gloria di Dio. Non stiamo giocando. Simeone va lì, si ferma e aspetta. Cosa aspetta veramente? Aspetta che si realizzi, come fra un po' vedremo, ciò che gli era stato promesso. Intanto, finalmente, 40 giorni dopo il Natale, lui è seduto e ode. Sente il balbettio del verbo, dirà San Bernardo. Ma questo non è Vangelo soltanto, questo è andare in estasi.
Ma come ci sono i venditori che urlano, i vocumpra, i sacerdoti, tutti i bambini che piangono, perché tanti bambini venivano presentati per essere appunto circoncisi o comunque presentati, ci sono gli agnelli che belano, c'è una confusione, ma lui con la mano fa così, non è proprio vicino, anzi è abbastanza distante come ora vi mostrerò, ma in mezzo al vocio confusionario del mondo, Simeone, poiché un uomo di attesa, come dobbiamo esserlo noi, sa scorgere il richiamo di Dio, perché non è uno che dormiva, non è uno che si era appesantito, che si era piegato su se stesso, attendeva la salvezza. Ora si alza, comincia come se stesse vaneggiando, spero che lo stiate guardando, rappresentandolo. Questo anziano uomo appesantito dagli anni e dopo anni di attesa si mette in piedi e comincia a cercare questo bambino che non sta piangendo, sta giocando come fanno tante volte i bambini neonati e così direi cinguetta, no? Come fanno i bambini che pronunciano quei versetti lì molto carini, ma lui sente che è il richiamo di Dio. Che agire misterioso del Signore, figlioli cari. E allora si alza e va verso Gesù. Ma prima dell'incontro andiamo a vedere ancora altri passaggi importanti che Luca sottolinea. Luca ci dice al versetto 22: giunto il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè. La purificazione di chi? E qui c'è un bel problema da risolvere, visto che abbiamo a che fare con degli infami. Tutti sollevano gli scudi con Don Minutella, chissà perché poi Enzo Bianchi e Bergoglio bestemmiano la Madonna e tacciono, chissà, questo veramente. Fin qui tutto il Vangelo dell'infanzia, come avrete notato, ora capirete perché dico questo, mette a tacere i detrattori della verginità di Maria prima e durante il parto. L'abbiamo visto, concepirà per opera dello Spirito Santo, avvolse in fascia, non posso ripetere tutto. Comunque abbiamo visto finora che i Vangeli chiarissimamente parlano del concepimento verginale e del parto verginale di Gesù, no? Ecco. I testi sono chiari e allora i detrattori di oggi, come quelli di ieri, di oggi Enzo Bianchi, di ieri Elvidio, hanno fatto riferimento a questo versetto per trovare sostegno alla loro eresia. Cioè loro dicono: se la Madonna va a purificarsi, vuol dire che ha sparso il sangue, ma se ha sparso il sangue e quindi va a purificarsi come chiede il libro del Levitico, però lo vedremo, vuol dire che il parto non è stato verginale. Maria si reca al tempio in effetti per la purificazione di se stessa, secondo la legge, Levitico capitolo 12, versetti 1-4. Il Signore aggiunse a Mosè: riferisci agli Israeliti, quando una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà immonda per 7 giorni, perché c'è stato il versamento di sangue. Sarà immonda come nel tempo delle sue regole, cioè il ciclo. L'ottavo giorno si circonciderà il bambino, poi essa resterà ancora 33 giorni a purificarsi dal suo sangue, non toccherà alcuna cosa santa, non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione, cioè 40 giorni, 80 se era femmina. Ma abbiamo visto come rispondere a questo, che Gesù viene circonciso, pur essendo lui che supererà la legge ed essendo il Messia. E lo ha fatto, come insegna la teologia di sempre, in particolare Tommaso d'Aquino, per dare esempio di sottomissione alla legge di Dio. Ora, questo criterio vale anche per la Santa Vergine. Benedetto XVI difende a spada tratta nel suo libro Gesù, nei racconti dell'infanzia, il tema paolino del nato sotto la legge, Galati 4:4. E Gesù dice al Battista, quando non lo vuole battezzare, bisogna che si compia ogni giustizia. Così dice Benedetto XVI, Maria non ha bisogno di essere purificata al seguito del parto di Gesù, ella obbedisce alla legge. Maria non ha bisogno di essere purificata al seguito del parto di Gesù, perché ha partorito verginalmente, ella obbedisce alla legge. Trovo sorprendente, figlioli cari, soprattutto in questa fase così confusa della vita della Chiesa, che mentre l'interpretazione ufficiale del Papa rimane in sordina, circolino quelle eretiche di uno come Enzo Bianchi che nega palesemente
la verginità in parto della Madonna. Ecco. Allora, poi Luca dice, portarono Gesù a Gerusalemme. Ovviamente stiamo dicendo da Betlemme, è il primo ingresso del Messia nel Tempio. E qui c'è l'offerta. Dice Luca che cosa offrono Giuseppe e Maria, in particolare Maria era tenuta in quanto la madre, a offrire il riscatto. Dice Luca, versetto dunque 22, dice così, portarono per Gesù per presentarlo al Signore... versetto 24, e per offrire in sacrificio, ecco, in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi come prescrive la legge del Signore. Guardate che bello quello che stiamo per dire. Il libro del Levitico, che norma la vita degli ebrei, diceva che se la donna non ha mezzi, cioè denaro, per offrire un agnello, perché andava offerto l'agnello, prenderà due tortore o due colombi che costano di meno, no? Il sacerdote, dice ancora il libro del Levitico, farà il rito espiatorio per lei, cioè per la donna, ed essa sarà monda. L'abbiamo già detto, tutto intorno al Tempio c'era un vero e proprio mercato, un bazar, dove proliferavano i venditori di incenso, tortore, agnelli, budget, souvenir e altro. Dondolindo Ruotolo però ha una intuizione straordinaria. Lui dice, Maria offre due tortore, perché i poveri al posto dell'agnello che costava troppo potevano comprare due tortore che costavano di meno. Offre due tortore non semplicemente perché è povera, ma perché tiene già tra le braccia l'agnello di Dio. È una... si rimane conquistati da questo, eh? Tiene già tra le braccia l'agnello di Dio. E qui ritorna adesso nuovamente dove lo avevamo appena lasciato, il vecchio Simeone. Dice Luca, un uomo a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Chi è questo Simeone? È un personaggio sconosciuto. Brown ritiene non probabile l'attribuzione al famoso Simeone, figlio di Illel e padre di Gamaliele, il famoso Gamaliele degli Atti degli Apostoli, che era una tesi sostenuta fino agli anni 60 da Cutler. Il protovangelo di Giacomo, testo apocrifo ma importante, lo identifica con il sacerdote che è stato successore di Zaccaria, il papà del Battista. Un altro apocrifo ancora, Vangelo di Matteo, lo fa arrivare all'età di 112 anni. Ma era un sacerdote? Brown fa notare che egli benedice i genitori di Gesù, gesto proprio dei Leviti. È molto venerato in Oriente comunque San Simeone, e la tradizione ortodossa vuole che egli sia stato uno dei traduttori della Bibbia dall'ebraico in greco, e che di fronte al brano di Isaia capitolo 7 versetto 14, dove si dice la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, si sia fermato esitante nel copiare, perché non aveva capito e non era in grado di interpretare questa cosa, come una vergine concepisce e poi partorisce rimanendo vergine. Allora la tradizione orientale ortodossa dice che gli appare un angelo a Simeone, ancora giovane, che gli predice: tu non morirai finché non vedrai il compimento di questo passo di Isaia. Bella questa tradizione, del mondo ortodosso. Forse pochi sanno anche che i resti mortali, attraverso tappe incredibili di San Simeone, come quelli dei Re Magi, si trovano a Colonia, in Germania. Questi di San Simeone si trovano presso la chiesa di San Simeone a Zara, in Croazia. Ecco, per Maria Valtorta, Simeone, tra l'altro, è un semplice fedele, non un sacerdote. Ma la cosa più importante per noi è sottolineare come Luca lo delinea. Dice uomo giusto e pio, dikaios in greco, è l'aggettivo che viene usato anche per i genitori del Battista, di Zaccaria e Elisabetta, sono dikaioi, cioè giusti. E anche nei confronti di Giuseppe, San Giuseppe nel Vangelo di Matteo è chiamato dikaios. Quindi è un termine importante. Che vuol dire dikaios? Significa semplicemente che durante la vita si rimane fedeli a Dio. Ditemi voi se è così semplice. Fedeli a Dio. Ecco, lui aspetta, poi c'è naturalmente l'altro aggettivo, labesse, giusto e pio,
che è un rafforzativo, cioè è un giusto, giustissimo, potremmo dire, è giustissimo, cioè è uno, talmente, è uno zelante, capito? È uno devoto, capito? È come quello che si mette in ginocchio con le mani giunte per dire ai nostri giorni e viene buttato fuori dalla chiesa. E che cosa faceva lui? Aspettava la consolazione di Israele, versetto 25. Perché cosa significa? Possiamo dire quello che abbiamo detto poc'anzi, e cioè che appunto gli era stato rivelato. Però Brown, giustamente, perché gli esegeti tendono sempre a spegnere ogni riferimento soprannaturale, ma il Brown in realtà pensa qui al fatto che intorno a Gerusalemme, ve lo dimostro adesso, c'era un'aspettativa ormai di quei giorni lì. E ve lo faccio capire, ve lo dimostro. In tutti i racconti dell'infanzia noi vediamo che le notizie provenienti dalla regione montuosa della Giudea, quindi da questa parte Betlemme, ma anche Ain Karem, come abbiamo visto col Battista, circolano notizie che fanno intendere che c'è un'effervescenza messianica, chiamiamola così, effervescenza messianica. Quindi è chiaro che erano lì un po' ad attendere che qualcosa. Poi il passaggio dei magi, vi ricordate, a Gerusalemme, Matteo capitolo 2 versetto 3, aveva creato maggiore anelito per il Messia venuto. Insomma, questi abitanti gerosolomitani sono visti arrivare queste carovane, capito? Insomma, Matteo dice anche che a un certo punto tutta Gerusalemme, con Erode, con la reggia di Erode, si era interrogata su che cosa stesse per accadere. Quindi, quando si dice che Simeone è lì che tiene l'orecchio pronto, bisogna anche tenere presente questo. Cioè, io sono di quelli, non so se siete d'accordo di voi, seguo il metodo proposto da Vittorio Messori, non come Lutero, auto, questo, quello, che è tipico della falsa chiesa, no? L'opposizione dialettica, che poi Hegel farà sua, ma lasciamo perdere. Ma la comparazione cattolica, et, sia questo che quello. E infatti io non escludo l'aspetto soprannaturale, come ho detto poco fa, ascolta, il balbettio, vi ricordate, del verbo, però anche non escludo l'interpretazione un po' più storica offerta da Brown, che dice, che è un'autorità in campo, che dice appunto che c'era questa aspettativa. Peraltro molto bello, aspettava la consolazione di Israele. Il Messia è definito come consolazione, paraclesis in greco, termine molto evocativo. E qui rompe sulla scena improvvisamente lo Spirito Santo. Ma, figlioli cari, non mi pare che ci sia sfuggito fin qui come i Vangeli dell'infanzia riferiscano di continue irruzioni dello Spirito Santo come tante piccole anticipazioni della Pentecoste. Allora, io non ho il tempo, perché sennò veramente non ci andiamo più, ma ricordate, visto che l'abbiamo già trattati, Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, Giuseppe, non temere di prendere, perché quel che viene da lei viene dallo Spirito Santo, no? E a Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te. Poi vi ho spiegato, se vi ricordate, quando ho raccontato il brano dei pastori, che furono avvolti dalla luce, e io ho detto che era lo Spirito Santo. Zaccaria, quando irrompe col Benedictus, è ripieno di Spirito Santo, dice Luca. Oh, lo Spirito Santo, vuoi andare a vedere, come sempre ho sostenuto, che fra i tre tra le tre persone divine è quello invisibile che però agisce di più, il più attivo, capite? Ora anche qui, fino alla fine sarà così, domani sera. E in fondo i Vangeli dell'infanzia sono un preludio della Pentecoste, perché c'è il Messia ed è lui che porta lo Spirito senza misura, dice il Vangelo di Giovanni. Ecco, e lo Spirito Santo era su di lui. Ecco, lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non sarebbe morto. Brown fa notare qui al versetto 26, così è una questione tecnica, che è la prima volta in tutti i racconti dell'infanzia che si usa l'articolo determinativo nei confronti dello Spirito Santo. Finora si è detto Spirito Santo senza lo Spirito Santo, l'articolo. È la prima volta nel Vangelo di Luca che si dice lo Spirito Santo, cioè lo si presenta come proprio persona divina che agisce.
E allora, ritorniamo a quello che stavamo dicendo, Simeone si alza. Gli viene detto che, gli viene preannunciato, il verbo greco krematizein indica un vero oracolo divino, una rivelazione potremmo dire privata. Ecco, negli Atti degli Apostoli, per esempio al capitolo 10, 22, è usato quando l'angelo dà delle indicazioni al pagano Cornelio. Ecco, l'oracolo era, questo crematistos era che non sarebbe morto senza prima aver veduto il Messia. Allora si alza, dice Luca, si recò nel Tempio. Era evidentemente una zona perimetro del Tempio. Il Tempio aveva due zone, lo Hieron era la zona del Tempio dove tutti potevano accedere, distinta dal Naos, che era la zona un po' più interna, il santuario del Tempio, dove però potevano entrare solo i sacerdoti. Brown localizza l'incontro di Gesù con Simeone nel cortile delle donne del Tempio, mosso dallo Spirito. Anche qui vedete, versetto 28 è uno dei più belli, lo prese tra le braccia. Immaginate voi la scena, arriva quest'uomo anziano, Giuseppe e Maria, sì, conoscevano il Tempio, soprattutto Maria era stata lì, però cosa volete, magari erano anche un po' così imbarazzati, e già era difficile orientarsi, per loro che erano Galilei, e poi si vedono arrivare quest'uomo anziano, questo vegliardo, con la folta barba bianca che cerca, illuminato dallo Spirito Santo, individua. Dovete porre un parallelo tra il cammino dei magi, il cammino dei pastori, il cammino di Simeone. Sempre noi dobbiamo camminare nella fede per verso Cristo. Sempre noi dobbiamo camminare nella fede verso Cristo. E lo prese tra le braccia, cioè lo tira via dalla madre, e la Madonna, come ora vedremo, rimane un po' così. Il verbo greco dekomai si traduce letteralmente con ricevere, teodokos abbiamo detto, l'accoglitore di Dio, riceve tra le braccia il bambino. E questo è l'incontro, Cristo nelle braccia di Simeone, incontro che dà compimento a tutta l'attesa più che millenaria dell'Antico Testamento nei confronti del Messia. Sospiro dei popoli, si dice in avvento, del Messia, sospiro delle genti. Si apra la terra e germogli il Salvatore. Et nubes pluant justum. E le nubi piovano il giusto. C'era questo anelito. E ora Simeone, il Teodokos, la grazia di essere lui che ha nome di tutti, è come se lo ammuttano, si dice in Sicilia, no? Lo spingono, Mosè lo spinge Abramo, lo spinge, capito, Giacobbe, tutti lo stanno spingendo perché ha nome di tutto l'Antico Testamento, lui deve far così, ecco, lo prende, lo strappa dalle braccia della madre e lo prende tra le sue braccia. Oh, teniamoci, non sono vecchio come Simeone, ma continuando così lo diventerò presto, ecco, e questo incontro dice tutto. I papanti, dicono gli ortodossi, no? La festa dell'incontro, l'incontro, no? Tutto l'Antico Testamento trova compimento questo abbraccio. Quando due persone si vogliono bene, soprattutto se si amano, l'abbraccio è una delle cose più belle, no? Una delle cose più belle, perché l'abbraccio toglie il sospiro. L'anelito si compie. Casomai il sospiro diventa non più di attesa e di anelito, ma di avvenuto compimento, no? Nell'abbraccio. Ecco, il bambino Gesù va incontro e abbraccia tutto l'Antico Testamento. Ma qui, figlioli cari, vorrei che coglieste che cosa sta vivendo Simeone. Nella tradizione nella tradizione ortodossa delle icone si vede anche molto più chiaramente. Vedete qui, Simeone, ora lascia, Signore, tuo servo, vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, come lo vedremo, luce per illuminare e gloria, luce e gloria. Nel testo greco noi abbiamo questi due termini, luce e gloria, espressioni teofaniche. Phos e doxa indicano la manifestazione di Dio sul Sinai,
Simeone è come Mosè, sta vivendo l'esperienza del Sinai con quel bambino, la presenza di Dio come sul Sinai. Simeone è come Mosè dinanzi al roveto ardente, è una teofania gloriosa di Dio attraverso questo bimbo nel Tempio. È una sostituzione, è un capovolgimento finale, è un registro teofanico che ci lascia a noi col fiato sospeso. Simeone finalmente si acquieta e noi restiamo lì a guardare questo vecchio che è l'Antico Testamento, dirà San Bernardo, che va pesantemente verso questo bambino e lo abbraccia. Ecco, e avviene l'incontro. E allora c'è questo terzo e ultimo inno dei Vangeli dell'infanzia. Sapete che nei Vangeli dell'infanzia di Luca ci sono tre inni, il Benedictus, il Magnificat e il Nunc Dimittis, Benedictus di Zaccaria e il Magnificat della Madonna e il Nunc Dimittis di Simeone, che noi preghiamo ogni giorno, alle lodi e vespri e a compieta. E qual è la reazione di Simeone quando lo abbraccia? La reazione di Simeone quando lo abbraccia è di pianto, piange Simeone. Piange a nome di tutti i pii giusti dell'Antico Testamento. E qui dobbiamo pensare a quello che diceva San Bernardo quando diceva nel periodo di Avvento: ma non parlatemi di Mosè. Era il Natale del Signore, no? San Bernardo lo faceva apposta. Allora citavano i testi dell'Antico Testamento, no? L'Esodo, no, ma è proprio lo scrive, potete andare a leggere questo. Ma non voglio Mosè. E allora citavano poi gli oracoli di Isaia, il profeta, ma non parlatemi di Isaia. Allora poi raccontavano i libri sapienziali, Giobbe, ma lasciate stare Giobbe, non voglio né Mosè né Isaia né Giobbe, io voglio il bacio del Verbo. In Simeone che corre verso il Cristo ci deve essere ognuno di noi. L'invecchiamento della fede è uno dei rischi più grossi. Quante anime iniziano con grandi slanci e poi giorno per giorno, preti, suore, vescovi, cardinali, laici. All'inizio Marie Monti, poi interviene quello che Peghi chiamava l'évellissement, l'invecchiamento, ma non del corpo, dell'anima. Andate a parlare a Padre Pio, ottantenne di Gesù, e vedrete che si commuoveva come quando era giovane postulante nel convento di Mondi, non so di dove, di Manfredonia, mi pare adesso, non mi ricordo. Andate a parlare di Gesù alla rugosa e vecchia Madre Teresa e vedrete come le si illuminavano gli occhi, come quando giovane novizia aveva detto a Gesù: non ti dirò mai di no. Ma andiamo anche pure a parlare tra di noi, che abbiamo già anni di esperienza nei cammini di fede, e poi prendiamo tra i preti anche l'otto per mille, ci acquietiamo nelle canoniche, no? Poi i responsabili laici che diventano responsabili del rinnovamento, io del consiglio pastorale, tutta roba che ammuffisce il cuore e non c'è più slancio nella Chiesa. Questa è una Chiesa che non ama più Gesù Cristo, ama solo se stessa. C'è un narcisismo, diceva Benedetto XVI, autoreferenziale preoccupante. Non è più una Chiesa che testimonia al mondo di amare Gesù Cristo. Ma quando si accende questa fiamma non si spegne mai. Ed è bello quando inizia la messa tradizionale, si dice qui letificat Deum, qui letificat juventute mea, al Dio che rinnova la mia giovinezza. È proprio vero, è proprio vero. Interroghiamoci noi come abbiamo ammuffito il nostro cuore e poi andiamo avanti a forza di inezia, no? Si va avanti così, no? Invece il vecchio Simeone lì che attende il balbettio del Verbo e lo chiama potente Signore, a proposito del fatto che è sul roveto ardente Mosè, ma anche Simeone. Lo chiama potente Signore, è una traduzione più rispettosa del termine greco despotes. Nei 70 traduce il termine ebraico Adonai, che era il termine rivolto a Dio l'Altissimo. Qui c'è un eco fedele allora delle parole del vecchio Simeone, che avendo questo bambino tra le braccia, riconosce che però è Adonai, è Yahweh,
Splendido. Ecco, ora lascia però che il tuo servo, anzitutto il tuo servo, e c'è una correlazione di matrice biblica, Dio è il potente Signore Adonai, pertanto io sono il servo, anche si può tradurre doulos in greco, schiavo. Anche Maria in Luca 1,38 all'angelo che dice sarai la madre del Messia, conclude dicendo eccomi sono la dule, cioè la schiava o la serva, indica questo totale sottomissione al Signore, che il tuo servo se ne vada in pace, versetto 29. Verso dove? Verso la morte? Secondo Brown, qui ci sarebbe un riferimento sì alla morte, se volete, perché si è pensato che per il fatto che è vecchio, allora pensa alla morte. Tuttavia, guardate che bella questa interpretazione che ho trovata io, riprendendolo un po' dal Brown. Il Brown, insomma, dice che Cristo è il compimento. Allora, andare in pace non significherebbe semplicemente andare a morire, significherebbe semplicemente andarsene dal Tempio in pace, perché finalmente ho incontrato il Signore. Io ho pensato che non c'è un oltre dopo Gesù Cristo. Chi incontra Gesù Cristo, il suo oltre è riempito di senso. Cristo è la pienezza di senso, Gesù. Vi ricordate Ulisse che nell'Odissea si avanzava sempre verso nuove mete, verso nuovi traguardi, insaziabile, fino alle cosiddette colonne di Erode? Scusate, di Ercole? Colonne di Ercole? Oh, come siete pronti, bravi, complimenti, volevo dire se eravate svegli. Simeone non ha altro da cercare. Io mi accorgo su di me che il mondo intero mi viene addosso come una valanga. E questi dicono, l'abbiamo sepolto. E poi vedono che esco la mano e dico avanti con Maria. Capito? Ma secondo me questi, il diavolo li mette tutti d'accordo, capito? Allora una valanga addosso a Don Minutella, che tutti si stupiscono. Allora perché lì per lì sembra veramente, è sempre sembrato così finora, la valanga, Don Minutella esce la mano con la corona, ci vediamo a Verona. Ma il mio segreto è Gesù Cristo. Che mi importa di quello che il mondo intero dice sul mio conto? Quando io sento nel mio cuore che Gesù è contento di me. Quando San Francesco d'Assisi, che tutti andavano dietro, gli hanno detto: Francesco, tutto il mondo ti corre dietro, e te che dici? E lui rispondeva: se anche tutto questo mondo che mi viene dietro mi abbandonasse, non cambierebbe nulla per me, purché io stia col mio Signore. Quando te incontri Gesù, il denaro, il successo, il potere, i soldi, l'ho detto, chissà perché l'ho detto due volte, e così via, non ti importano più. La gente di te può dire che se non sono quelli anche nella chiesa che stanno sempre lì molto bene attenti ai sondaggi, come vanno le mie cose, cosa dice la gente sul mio conto. Quando incontri Gesù non te ne importa più nulla, non ti importa più nulla di quello che gli altri dicono, no? Come quella moglie che il marito la criticava sempre e lei rispondeva: tanto io c'ho Gesù. Capito? Tanto io c'ho Gesù. Ecco. Allora, devo dire le ultime cose, vi chiedo un attimino di pazienza, e poi, allora, Simeone dice Luca che il padre e la madre si stupivano. Versetto 33. Don Dolindo Ruotolo dice che essi non si erano stupiti di ciò che veniva detto, perché soprattutto la Madonna sapeva che Gesù era il Messia. E allora di cosa si stupiscono? Erano anche pieni di fede. Si stupiscono del fatto che ora anche altri, addirittura al Tempio, si accorgano che quel bambino è il Messia. Capite? Lo stupore nasce da questo, non dal fatto, come dicono i protestanti nel riduzionismo mariano, come dire, estremo, che caratterizza purtroppo ormai anche la teologia cattolica, cioè che la Madonna non ne sapeva nulla, quello che ha detto Bergoglio, no? Ha fatto anche lei un cammino. Certo, ha fatto un cammino di fede, ma sapeva che il figlio era il Messia. E adesso la parte finale è Simeone li benedice, come dicevamo, e si rivolge a Maria, sua madre, e dice, ecco, veramente emerge non più il Simeone che va incontro al compimento, ma è come un, come si chiama, un rewind, come si dice, rewind,
rewind, immaginate un rewind narrativo, perché adesso Simeone prende Maria per mano e le dice: vieni con me che devo mostrarti le profezie. Ma Maria le conosceva o no? Sì, certo che le conosceva. Ma il Signore ora vuole che Maria ne prenda consapevolezza. È un'investitura, potremmo dire, per Maria. Ecco, dice Simeone, rivolto a sua madre, egli è qui, parlando del bambino, per la caduta e la risurrezione, segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sono tre preludi della Pasqua, del Calvario, della croce. Anzitutto, per la caduta e la risurrezione, poi segno di contraddizione, versetto 34, è una rivelazione decisiva. Gesù non è affatto venuto qui sulla terra a farsi una passeggiata per una innocua redenzione. Egli lo dirà in Matteo 10, 34, non sono venuto a portare la pace, ma la spada. In Giovanni 9, 22 è detto che chi seguiva il Nazareno era aposiunagogos, in greco, cioè letteralmente scomunicato, ricordate il ceconato, siccome che è guarito vanno a chiedere ai genitori, ma questo è vostro figlio? Sì, è come, ah, noi che ne sappiamo, no? Perché dicono così? Perché, dice Giovanni, era risaputo che chi avesse riconosciuto che Gesù era il Messia veniva scomunicato. Avete capito? Questo è molto importante. Il cardinale Biffi aveva intravisto che uno dei metodi della chiesa falsa dell'anticristo sarebbe stata quella di presentare un Gesù innocuo, umanitario, un qualunque uomo divenuto famoso, sebbene di grandi qualità. Pensate voi, per esempio, quando Dio innesca il meccanismo di una vocazione alla vita consacrata o al sacerdozio in una famiglia, si scatena il putiferio. E Gesù però l'ha detto, non sono venuto a portare la pace, ma la spada, d'ora innanzi il padre contro il figlio e la madre contro la figlia. Il più bello è il genero contro la suocera, perché quello proprio non te l'aspetti forse. Ma insomma, vai a vedere cosa succede quando in una famiglia Dio passa e dice: questo è per me, questa è per me. Apri di cielo, i genitori che vanno in chiesa, pregano, improvvisamente possono diventare i peggiori avversari dell'agire di Dio. E niente affatto Gesù innocuo. Togliamocelo dalla testa. Dice il cardinal Biffi, noi non possiamo, una mosca, anzi una zanzara bergogliana, guardate che fine ha fatto. Noi non possiamo, non dobbiamo rinunciare al cristianesimo di Gesù Cristo. Il cristianesimo che ha al suo centro lo scandalo della croce, la realtà sconvolgente della risurrezione del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio crocifisso risorto, unico salvatore dell'uomo, non è traducibile in proclami ideologici, ambientalisti, ecologisti, arcobaleno. Benedetto XVI a riguardo scrive: Dio è amore, lui è più delicato, come sapete, no? Però arriva al dunque. Dio è amore, ma l'amore può anche essere odiato, laddove esige che si esca da se stessi per andare al di là di se stessi. L'amore non è il senso del benessere. La redenzione di Cristo non è il centro di wellness, il benessere, l'autocompiacimento, ma una liberazione che ha come costo la sofferenza della croce. Poi, molto bello, qui è venuto come caduta e risurrezione. Il termine greco ptosis, cui è contrapposto anastasis, che indica da vicino il contrasto, indica un cadere con le ginocchia pesantemente a terra, perché il Cristo viene, ed è principio, signum, contradictionis, bellissimo. D'ora innanzi, a partire dall'ingresso di questo bambino nel Tempio, la storia umana non sarà più la stessa, è tutta attorno a questo aspetto qui, accoglienza, e allora è anastasis, cioè risurrezione, o rifiuto, e allora è ptosis, cadere con le ginocchia pesantemente a terra. Che cos'è stato il comunismo? Rifiuto del Cristo, ptosis, caduta a terra. Che cos'è stato l'illuminismo? Rifiuto del Cristo, ptosis, caduta a terra. Che cos'è la falsa chiesa? Mezza ptosis.
e a te una spada trapasserà l'anima, versetto 35. C'è questo riferimento mariano con cui concludiamo. Il verbo di erchestai indica passare con la spada da parte a parte. Cos'è questa profezia? Brown confessa che l'espressione è misteriosa e anche i padri hanno faticato a capirla. Origene pensava al travaglio della fede, ma Maria è episteusa, sa di Dan Luca in 1:45, la credente, così la chiama Elisabetta, beata te che hai creduto. Un padre della Chiesa di nome Epifanio ritiene che Maria sia addirittura morta martire. Sant'Ambrogio e Sant'Agostino in Occidente dicono che la spada è quella della parola di Dio. Ma alla fine la tesi che si è imposta su tutte è che la spada indica precisamente la sofferenza dell'anima di Maria al Calvario, la corredentrice. Noi abbiamo già visto che non presenta l'agnello perché Maria sa che Gesù, quel bambino, è l'agnello, conosce le profezie. Ora Giovanni Paolo II, nel simbolo delle due tortore che lei presenta, intravede il tema della redenzione, un preludio al sacrificio di Gesù, mite e umile di cuore come le colombe, cui viene associata la madre, le due tortore. Benedetto XVI, guardate quanto è bello questo, avvalla l'idea che Luca abbia scritto su indicazione di Maria, perché dice qui c'è un chiaro ricordo personale della Madonna. Guardate come li frega tutti gli esegeti che quando gli dici che Luca potrebbe aver scritto il Vangelo perché ha ascoltato, non si capisce perché non lo vogliono questo. Chissà, notate, questo disagio verso la Madonna corrisponde all'invadenza di Maria con le apparizioni mariane tra 800 e 900. Non c'è mai stata una presenza mariana come i nostri giorni, proprio mentre con la falsa chiesa si assiste a un rifiuto del culto mariano, no? E Benedetto XVI dice qui non può che essere vera la tradizione secondo cui Luca scrive perché ha ascoltato direttamente dalla Madonna, perché dice giustamente Benedetto XVI dal punto di vista proprio razionale e c'è un ricordo personale della Madonna. Allora Luca da chi può averlo attinto se non direttamente dalla Santa Vergine? E la Madonna, dopo questa predizione, è già sul Calvario. Al Tempio Maria è già la corredentrice, diventa pallida, dovreste vedere, non ho il tempo, dovete leggerlo cosa scrive Maria Valtorta, alle pagine 192 seguenti, è avvolta dall'angoscia, impallidisce, anche perché Dio permette che in quel momento, come si capisce molto bene, Giuseppe non ode la profezia, Dio ha permesso che si distraesse, perché Giuseppe non poteva sentirsi dire questo. Non so, sarebbe divenuto un corsaro. Giuseppe è un'anticipazione di Pietro. E dicevo oggi questo aspetto qui a quest'anima. Sono innamorati di Gesù con tutti i loro difetti. Di me si aspettano, per esempio, i nemici che io debba essere impeccabile. Avete notato? Vogliono che io sia perfetto. E allora quando naturalmente, come ovvio, emergono i difetti, vengono addosso, perché loro non ne hanno. I nemici che mi attaccano non hanno difetti. Sono nati senza peccato, la Madonna è nata col peccato originale, come dice Bergoglio, ma loro no, loro sono nati immacolati. Allora appena domino Nutella, ma me ne frego di quel che dicono, perché è vero che io ho i miei difetti, io me la rido dei miei difetti, mi combatto, ma non me ne faccio un problema perché io amo Gesù Cristo e questo è tutto. E Giuseppe non poteva sentire questa storia qui, Dio lo tiene all'oscuro. Allora Maria impallidisce, deve vivere da sola questa angoscia della spada. Trovo suggestivo quanto dice Maria da Greda, dice: l'amorosa madre che conobbe e vide tutto ciò con l'intelligenza di misteri tanto dolorosi cominciò a sentire in quello stesso momento la spada che non avrebbe più abbandonata, cioè per tutta la vita la Madonna ha vissuto con questa spada. Che volete, anche noi dobbiamo farlo per seguire Gesù tante volte. E poi rompe sulla scena Anna di 84 anni che si aggiunge alla persona austera di Simeone. Benedetto XVI vi vede le consacrate di Dio, le suore, soprattutto le suore di clausura. Il Tempio è casa sua, dice Benedetto XVI, vive presso Dio e per Dio in corpo e anima. Bella l'intuizione della Valtorta. Dio invia una donna a Maria dopo la solenne e severa profezia di Simeone per addolcire da donna a donna
il dolore dicendole parole di sostegno che potete leggere appunto in Maria Valtorta. Infine, Simeone il vecchio e Anna la vecchia rappresentano Adamo ed Eva invecchiati dal peccato che però incontrano un giovane bimbo che porta la salvezza all'umanità intera. Possiamo anche noi sperimentare la gioia di questo abbraccio con il Redentore per lasciarci folgorare da lui fino al punto da tenerlo non tra le nostre braccia, ma nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.